una rapina e due furti ed anni di altrettante attività commerciali hanno caratterizzato il fine settimana, allarme e paura tra gli operatori. Marsala, un arresto per droga e manette, finito un giovane pusher nella sua abitazione. I carabinieri hanno sequestrato 90 grammi di hashish. Bleu, blanc, rouge, i monumenti trapanesi si tingono con i colori della Francia per esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime degli attacchi terroristici. Un tuffo nel passato, centro storico di Trapani in festa per la rievocazione storica dell'arrivo di Federico III d'Aragona al re di Sicilia. Una folta cornice di pubblico ha fatto da sfondo alla manifestazione. In e out, seconda vittoria consecutiva in una settimana al Palaconad per la Pallacanestro Trapani, che dopo Casal Pusterlengo batte la Viola Reggio Calabria. Brutta battuta d'arresto invece per il Trapani di Cosmi a Brescia. Cives nell'occhio del ciclone. Dopo l'ingresso in giunta a Damiano del segretario Spina, si dimette il presidente del movimento politico Caradonna. Intanto il PD rimane sul piede di guerra per la nomina. Nel notiziario delle 14:20 l'approfondimento di questo accesissimo fine settimana politico. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli ci fermiamo per una piccolissima pausa e poi rientriamo in studio con tutte le notizie. Apriamo con la cronaca. Rapinato sabato sera a Trapani in via Conte Agostino Pepoli un negozio di telefonia. Gli autori dell'incursione sono stati filmati. Il servizio. Nel mirino il locale di Salvatore Martinez, da agire due giovani con il volto parzialmente coperto dai cappucci delle felpe che indossavano. Non erano armati. Una volta dentro si sono diretti con molta disinvoltura verso il registratore di cassa. Hanno intimato all'impiegata, che in quel momento era da sola nel negozio, di spostarsi. Poi hanno fatto man bassa dell'incasso della giornata. Portati a compimento il loro progetto, sono fuggiti, riuscendo a far perdere le proprie tracce. I due complici però sono stati ripresi dalle telecamere di cui è dotato l'esercizio commerciale. Scattato l'allarme è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per risalire ai fuggitivi. Frattanto, ieri, davanti alla Villa Comunale Margherita, il Movimento 5 Stelle, presente il senatore Vincenzo Maurizio Sant'Angelo, assieme ad una delegazione di commercianti della Via Fardella, ha consegnato al sindaco Vito Damiano la raccolta di firme per l'attivazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza collocato in città. Due furti ai danni di altrettante attività commerciali sono stati messi a segno ieri a Trapani. Vediamo. Nel mirino il Market Pro Shop di Via dei Mille e la pasticceria gelateria di Mariela Cascio in Via 11 Maggio. Il primo colpo è stato perpetrato intorno alle 13:45. Due giovani, dopo aver scardinato la saracinesca, sono entrati nel locale di Via dei Mille, per nulla intimoriti dalla presenza delle telecamere. Una volta dentro si sono diretti verso il registratore di cassa, impossessandosi di pochi spiccioli. Scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza di cui è dotato il market, che nel giro di 20 giorni è stato visitato due volte. Due furti nell'arco di 20 giorni, la situazione comincia ad essere un po' pesante e preoccupante soprattutto. Sì, perché pure viene la voglia pure di mollare tutto e andarsene pure via, pure dall'Italia, perché uno lavora esasperato, già lo Stato ci opprime. In più noi, come delle piccole formiche, cerchiamo di costruire e veniamo sistematicamente ogni giorno calpestate. E, diciamo, lo sconforto ti fa passare pure l'entusiasmo e la voglia di fare. Siamo qui alla mercé e con la massima solidarietà pure da parte delle forze dell'ordine, che vedo che si impegnano notte e giorno e che poi questi individui vengono tranquillamente liberati il giorno dopo. E con rammarico pure di loro. Ieri, quando sono venuti i carabinieri, proprio mi hanno trattato come un fratello. La massima solidarietà. Dice, purtroppo anche noi abbiamo le mani legate. Dice, noi andiamo, li prendiamo, il giorno dopo sono nuovamente per la città a fare nuovamente danni. Qua tutta la zona, non si è salvato nessuno. Tutti i commercianti, abbiamo fatto pure un gruppo su WhatsApp. Però tutto questo non serve a nulla. A nulla proprio, non ho cosa aggiungere. Siete molto sfiduciati. Sì, sì, proprio sfiduciati. Il periodo, la crisi, è come se non bastasse pure questa gentaglia che va facendo danni, perché qua oltre il furto la beffa, cioè ti fa più danni del furto stesso.
In via 11 maggio invece i ladri sono entrati in azione attorno alle 23.30, hanno forzato la porta d'ingresso mandando in frantumi il vetro, poi hanno ripulito il registratore di cassa. Portato a compimento il loro progetto, sono fuggiti riuscendo a fare perdere le proprie tracce. Con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, gli agenti della squadra mobile di Trapani hanno arrestato Mohamed Kor, senegalese di 25 anni. Sarebbe stato lui a condurre il gommone con a bordo 308 migranti e un cadavere soccorsi e condotti al porto di Trapani. Ad accusarlo sono stati i suoi compagni di viaggio che hanno raccontato che per il viaggio hanno pagato circa 1.500 euro a persona. Il natante è salpato tra lunedì e martedì scorso dalla costa libica, iniziando subito ad imbarcare acqua. Traghettatore, gli organizzatori della traversata avrebbe consegnato una bussola e un telefono satellitare. Adesso il senegalese si trova rinchiuso nelle carceri di San Giuliano. E continuiamo ancora con la cronaca. Un arresto per droga è stato eseguito dai carabinieri di Marsala. Vediamo. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Marsala hanno arrestato Giovanni Monteleone, di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Nella sua abitazione, nel corso di una perquisizione, i militari dell'arma avrebbero rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish del peso di 90 grammi. La droga era nascosta in una intercapedine ricavata dietro un mobile della cucina. Ritrovato anche un bilancino di precisione, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. L'arresto è scattato la scorsa sera quando il giovane è stato fermato da una pattuglia mentre era a bordo di un'auto e percorreva la strada statale 115. In una tasca del giubbotto il fermato aveva una dose di hashish. Alla luce dei suoi precedenti per violazione della normativa sugli stupefacenti, i carabinieri si sono recati nella sua abitazione passandolo al setaccio. La perquisizione ha dato esito positivo. Dopo la convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria, Giovanni Monteleone è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Marsala con divieto di allontanarsi dalla sua abitazione dalle 19 alle 7. E riprendiamo il nostro notiziario. Anche le città di Trapani e Marsala, insieme a tutto il mondo, hanno voluto esprimere solidarietà alla Francia per l'attacco terroristico subito venerdì sera. Anche Palazzo Cavarretta e Palazzo 7 Aprile sono state illuminate dai colori francesi. Vediamo il servizio. Quanto accaduto in Francia venerdì sera ha scosso tutto il mondo, che ha voluto esprimere forte solidarietà a tutta la popolazione colpita da questo crudele attacco terroristico. Rosso, bianco e blu, con i colori della bandiera francese, si sono illuminati i monumenti, le piazze, le fontane di moltissime città del mondo. Da Milano a Torino, da Londra a New York, da Berlino a Sydney, fino a Trapani e Marsala. Sabato pomeriggio all'imbrunire, infatti, anche Trapani ha manifestato la sua solidarietà al popolo francese. Palazzo Cavarretta, sede del Consiglio Comunale, è stato illuminato con i colori nazionali della Francia. In segno di lutto, dopo un momento di preghiera, è stata anche deposta una ghirlanda ed una bandiera francese dal sindaco Vito Damiano. Presente alla cerimonia anche il presidente del Consiglio Comunale Peppe Bianco, gli assessori Cavarretta e Giglio e i consiglieri Nicola Lamia e Nini Passalacqua. Questo pomeriggio inoltre alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto il PD e il PSI hanno organizzato un momento di raccoglimento ed incontro per dire un netto no al terrorismo che ferisce le nostre democrazie con la violenza e la paura. Prevista anche una piccola fiaccolata con corteo fino a Palazzo Cavarretta. E anche la città di Marsala ha voluto dare un segno di forte solidarietà. Su richiesta del primo cittadino Alberto Di Girolamo, dopo un corteo che si è snodato per le vie della città, ieri in Piazza della Repubblica sono state accese e lanciate in aria delle candele a luce bianca in memoria delle vittime innocenti di Parigi. Presenti assieme al sindaco e alla giunta al completo, al presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano e ai diversi consiglieri, tanti comuni cittadini e giovani delle scuole marsalesi. E adesso cambiamo argomento. Un'amara sorpresa questa mattina: il nostro Wally Camareri e il nostro operatore sono entrati nell'ex convento di San Domenico a Trapani, quello che avrebbe dovuto essere, secondo l'amministrazione del sindaco Damiano, il contenitore culturale della città. Vediamo di cosa si tratta. Decine di associazioni culturali aspettano che vengano loro assegnati i locali del San Domenico per poter svolgere le proprie attività culturali. Noi, qualche anno fa, affascinati dalla bellezza dei locali del primo piano, avevamo auspicato che lì potesse essere ospitata la nave romana ritrovata a Marausa.
Diamo lettura di una nota pubblicata il 2 di marzo del 2014 sul sito del Comune di Trapani. L'ex convento San Domenico verrà riaperto e sarà un centro di aggregazione culturale. Verrà aperto al pubblico prima della stagione turistica. I lavori di restauro e recupero sono stati in gran parte completati. L'amministrazione Daviano ha chiesto ed ottenuto una variante per aprire alla città sia i cortili interni sia il completamento dei locali e dei pavimenti medievali fatti di ciottoli. Conto fra qualche mese di poter ridare ai cittadini la fruibilità degli spazi interni e in particolare del cortile principale, dice il sindaco, per dare la possibilità a chi ne fa richiesta di poterlo utilizzare per mostre, convegni, concerti ed incontri. Il complesso inizierà finalmente a diventare un centro di aggregazione culturale. Siamo all'interno del secondo cortile dell'ex convento San Domenico. Abbiamo ascoltato la nota che abbiamo tratto appunto dal sito del Comune di Trapani, datata 6 marzo 2014. Pregherei Michele Monreale, che è il nostro cameraman, di allargare le immagini per vedere le condizioni in cui viene tenuto dal Comune di Trapani questo cortile. Il San Domenico doveva essere il centro culturale di questa città. Non voglio aggiungere una parola in più se non dire vergogna per quello che vedremo con le immagini. Come viva la città, come allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Si è conclusa ieri sera con l'omaggio finale nella chiesa di San Domenico alla tomba del piccolo Manfredi la manifestazione Trapani medievale, la rievocazione storica dell'arrivo di Federico III d'Aragona, re di Sicilia, assieme alla sua famiglia al servizio. Il pomeriggio si è aperto con la sfilata conclusiva composta da oltre 200 figuranti. Dopodiché a Piazza Mercato del Pesce si sono tenute le esibizioni medievali con duelli e sbandieratori. Il corteo ha quindi fatto ritorno alla chiesa di San Domenico per l'omaggio finale alla tomba del piccolo Manfredi, il figlio di Federico III d'Aragona, morto a Trapani a seguito di una caduta da cavallo. Per tutto il fine settimana le vie del centro storico sono state animate da cortei reali, duelli, spettacoli, sbandieratori, sputafuoco e giullari. Un autentico tuffo nel passato tra dame e cavalieri. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Trapani tra Dumari e Venti e si è aperta venerdì pomeriggio con l'arrivo della famiglia reale nel porto di Trapani a bordo di una particolare barca a vela latina chiamata Coccinella. Il corteo si è quindi diretto verso la chiesa di Sant'Agostino per la cerimonia di consegna delle chiavi della città di Trapani per poi arrivare nel chiostro dell'ex convento di San Domenico dove è stato allestito il villaggio medievale. E qui, nelle giornate tra venerdì e sabato, si sono tenute diverse iniziative, sempre in tema medievale. Dopo
Domani sera al Cineteatro Ariston, concerto di beneficenza organizzato dal Rotary Club di Trapani con Iskra Menarini, storica vocalista di Lucio Dalla. I biglietti possono ancora essere acquistati al botteghino della Villa Margherita. E andiamo avanti con i servizi. Prende il via oggi il progetto nazionale Heartbeat riguardo la prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei giovani. Progetto portato avanti anche dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Trapani, di cui è referente il dottor Antonio Sparaco. Lo abbiamo intervistato. È un progetto questo chiamato Heartbeat, cuore pazzo, proprio perché vogliamo misurare una correlazione che c'è fra lo stress legato alla salute mentale e i giovani con la morte improvvisa. In Italia si sta monitorando questo fenomeno abbastanza grave, importante, che colpisce tantissimi ragazzi. I numeri cominciano a essere preoccupanti in tutta Italia. Il progetto è stato ideato e portato avanti dall'Istituto Superiore di Sanità e del reparto delle neuroscienze comportamentali, in collaborazione con il Dipartimento delle Scienze Cardiologiche del Policlinico di Roma. E noi partecipiamo come Dipartimento Salute Mentale dell'azienda sanitaria provinciale, proprio perché vogliamo essere presenti per lo studio e vedere la correlazione che c'è fra il disagio dei ragazzi, il disagio legato allo sviluppo adolescenziale, allo stress, all'uso delle sostanze stupefacenti. E come ricaduta vogliamo, dopo aver misurato questo fenomeno, dentro tutti i dati nazionali, vedranno coinvolti circa 4.000 giovani, per vedere chi dei ragazzi per esempio non fa uso di sport, non fa attività sportive, non fa attività all'aperto. Tutto ciò perché è fortemente correlato, per esempio, lo sport e l'uso delle sostanze stupefacenti. Chi fa sport solitamente ha più possibilità di non fare uso di sostanze stupefacenti, ma anche il livello di relazioni adeguate all'interno sia delle scuole ma anche all'interno della famiglia. L'indagine è partita questa mattina presso tre scuole importanti della provincia di Trapani, legate al plesso principale che è il Mattarella Dolci, e saranno di Castellammare del Golfo, quindi Castellammare, Alcamo e Calatafimi. E i ragazzi coinvolti sono circa 400. In questo momento, ancora a quest'ora, i ragazzi sono sottoposti a questionario legato alla misurazione dello stress, ma anche ad un elettrocardiogramma particolare effettuato da quattro cardiologi del Policlinico Universitario di Roma. E adesso passiamo allo sport. Brutta battuta d'arresto per il Trapani, che esce sconfitto per 3-0 dal Rigamonti di Brescia. Oltre a questo, per la prossima partita di sabato, emergenza centrocampo. Non ci saranno infatti Eramo, Scozzarella e Ciaramitaro al servizio. Il Trapani visto ieri in campo a Brescia non è il Trapani a cui siamo abituati. Abbiamo ancora negli occhi la bella prova contro lo Spezia della settimana scorsa e siamo abituati ad una squadra che lotta, che può perdere, sì, ma uscendo a testa alta. Una squadra che non ha avuto identità, quella che ha giocato proprio contro l'ex Boscaglia, che ha fatto invece dell'alchimia giovani uomini di esperienza la sua forza. Non c'erano le premesse per fare questa partita. È stata una prestazione che non mi aspettavo, dichiara a fine gara mister Cosmi. È vero, il primo gol è stato viziato da una mancata segnalazione del guardaline, ma da quel momento la squadra del tecnico perugino non ha saputo reagire, subendo tre gol in un tempo. Continua Cosmi, non mi sento tradito dai miei giocatori, ma sorpreso, visto che pensavo che la bella vittoria contro lo Spezia ci avesse dato coraggio e morale giusto, e non mi riesco a spiegare il motivo di quanto successo. L'altro dato assolutamente negativo in vista della sfida di sabato in casa contro il Modena di Crespo è l'emergenza a centrocampo. Grattacapi per il mister Granata, Scozzarella ed Eramo sono stati espulsi ieri e quindi appiedati per la prossima gara. E Ciaramitaro alla fine del primo tempo ha lasciato il campo per un problema muscolare, la cui entità verrà valutata dagli esami strumentali. Insomma, all'emergenza fisica bisognerà anche riflettere su questa prestazione che non rende giustizia alla squadra e ai tifosi.
E andiamo a vedere il quadro con i risultati di questa 13ª giornata del campionato di Serie B. Livorno-Vicenza 2-2, Modena-Provercelli 1-0, Spezia-Cagliari 0-3, Ascoli-Perugia 1-0, Avellino-Latina 3-1, Brescia-Trapani 3-0, Cesena-Bari 0-2, Como-Pescara 0-2, Salernitana-Novara 1-0, Ternana-Virtus-Entella 1-0, Lanciano-Crotone. Terminata invece 1-1, questa anche la classifica, con il Cagliari in vetta con 29 punti, seguono a 25 Crotone-Bari, Cesena 23, Livorno e Pescara 21, Brescia 20, Novara 19, Vicenza 18, Virtus Entella e Spezia a quota 17, Avellino, Latina e Trapani a quota 16, Perugia e Modena 15, Salernitana e Provercelli 14, Ternana ed Ascoli 13, Lanciano 10 e Como chiude con 8 punti. E adesso passiamo al basket. La Pallacanestro Trapani fa doppietta, battendo infatti la Viola Reggio Calabria dell'ex Giovanni Benedetto 89-81, vince le due partite casalinghe che si sono giocate questa settimana. Una prova convincente che ha messo in luce i netti miglioramenti dei ragazzi di Ducarello. Per noi Fabio Tartamella. 20 punti di Gabriele Canneto, il miglior realizzatore della Pallacanestro Trapani di questa sera. Trascinano i Granata al successo, una gara ancora più difficile perché loro non avevano avuto il turno infrasettimanale, invece avevate un po' di fatica nelle gambe. Sì, vabbè, insomma, siamo una squadra lunga comunque, quindi nonostante avessimo un po' di fatica nelle gambe, la penultima in casa di giovedì siamo riusciti a ruotare tutti. Questa sera anche abbiamo avuto un grande apporto dalla panchina, Kenny, Massimino, Demian, insomma, per noi che siamo un gruppo grande e molto unito è importante riuscire a essere coesi e a dare sempre tutti qualche cosa. È fisiologico anche avere un minimo di calo fisico, soprattutto alle volte anche mentale. Poi comunque non bisogna dimenticare che loro sono un'ottima squadra, nonostante qualche defezione sono comunque una squadra di livello, ferita anche, che arrivava da un periodo non facile e che quindi era scritto che avrebbe fatto una partita di orgoglio e sostanziosa, quindi non era scontato. L'ultimo e poi ti lascio la doccia, adesso c'è questa famosa vittoria in trasferta da ottenere. Speriamo, insomma, noi stiamo lavorando tanto per questo. Casale è un campo difficile, però insomma si sono visti dei miglioramenti e per noi è importante riuscire ad avere un po' di continuità anche in settimana, a fare allenamento e poi speriamo che arrivi. Grazie Gabriele Canneto. È stata una partita che Trapani ha molto ben giocato nei primi due quarti, finendo avanti anche nel punteggio in modo sostanzioso. A riposo più lungo era avanti di 14 lunghezze, poi nel terzo periodo il ritorno di Reggio Calabria, Giovanni Benedetto, il coach della formazione ospite, che qui è un personaggio storico per il tipo di squadra che ha allenato e che ha trascinato qualche anno fa in quel famoso campionato alla 2. Dicevamo, poi Reggio Calabria ha reagito bene, si è rifatta sotto, tanta zona per Reggio Calabria, insomma alla fine Trapani ha vinto con grande merito per 89-81. Realizzatori: Messi 18, Renzi 13, che è stato bravissimo perché ha atteso che la partita andasse da lui, 6 per Tommasini, 5 per Chessa, 20 per Caneto, 9 per Vianisi, fra l'altro autore di un canestro straordinario in chiusura di terzo quarto, 3 per Figlioi e 15 per un ottimo Griffin. Nelle fila di Reggio Calabria 21 per Rullo, 27 per Breakins, Crosariol 17. Che dire, e adesso ci si aspetta questa famosa benedetta vittoria fuori casa che potrebbe veramente dare una svolta, ma questa è una gran bella pallacanestro Trapani. In silenzio stampa la Viola Reggio Calabria ha parlato invece a fine gara, coach Ducarello, ascoltiamo. Sapevamo benissimo che questa era una partita difficile e perché non avevamo molto tempo per prepararla e perché comunque loro hanno un roster molto competitivo, anche se l'assenza di Spinelli è stata forse un'assenza pesante. Noi avevamo preparato determinate cose su Spinelli, poi all'improvviso, giustamente, Spinelli non ha giocato. Credo che l'idea di correre sia stata premiata anche oggi. Abbiamo conquistato soprattutto bene la prima parte, nel primo tempo, rimbalzi difensivi per correre in contropiede, per dare la palla a Ganeto, per mettere il ritmo alcuni giocatori come Griffin, che ha fatto pure una partita sicuramente il primo tempo molto buona. E l'idea era quella che ogni volta che passavamo una zona dovevamo cercare il giocatore libero e in parte ci siamo riusciti. Dopo le percentuali al tiro
nel terzo quarto sono un pochettino diminuite, perché nel primo tempo, per esempio, nel secondo quarto Vianisi era sempre aperto e faceva canestro, nel terzo quarto ha sbagliato alcuni tiri, però quello non è un problema. Ci siamo alcune volte intestarditi a non passarci la palla a metà del terzo quarto, dando loro la possibilità di correre in contropiede, anche in situazioni di 1-0, e quindi non rientravamo nella transizione difensiva. Però credo che tutto sommato la squadra abbia lottato, la squadra abbia espresso in parte un discreto gioco contro un avversario temibile che ha utilizzato anche delle difese molto tattiche. Andiamo a vedere anche la schermata con i risultati di questa ottava giornata di A2 Ovest. Latina Casale Monferrato è terminata 71-63, Casal Pusterlengo Megna 85-66, Agropoli Scafati 188, Ferentino Barcellona 80-63, Rieti Agrigento 59-71, Pallacanestro Trapani, Reggio Calabria 89-81, Roma Biella 83-77, Siena Tortona 68-70. Vediamo quindi anche la classifica che vede a quota 12 Ferentino Scafati Fati Agropoli con 10 punti, troviamo Agrigento, Casale, Tortona, Trapani e Latina, Casal Pusterlengo e Rieti 8 punti, Siena 6, Reggio Calabria, Biella, Barcellona, Omegna 4 e Roma 2. E adesso ritorniamo al calcio, ma scendiamo in Serie D. Vittoria in trasferta per il Marsala di mister Pergolizzi, che batte 2-0 il Roccella portandosi al 12° posto in classifica. Prossima avversaria la Sarnese. Quelli che vedete sono i risultati di questa 14ª giornata del campionato di Serie D. Aversano Ormanna Vibonese terminata 1-0, Cavese Vigor Lamezia 3-0, Due Torri Frattese 2-0, Leonfortese Rende 0-0, Noto Scordia 3-0, Reggio Calabria Palmese 4-3, Gelbison Gragnano 1-1, Sarnese Siracusa 1-0 e Roccella Marsala 0-2. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo in vetta la Cavese con 26 punti, Frattese 25, Siracusa 24, Sarnese Due Torri 22, Vibonese 21, Reggio Calabria 20, Leonfortese, Aversano Ormanna e Gragnano 12, Palmese e Marsala a quota 18, Noto, Agropoli e Rende 16, Roccella 15, Scordia 11, Gelbison 10 e Vigor Lamezia 5. E continuiamo a rimanere in territorio marsalese, perché nella 5ª giornata del campionato di Serie B la Sigel Pallavolo Marsala batte per 3-1 il Volley Terracina, consolidando quindi il primo posto in classifica e portando quindi a più 5 il distacco dalla quarta. E chiudiamo con gli appuntamenti sulla nostra emittente questa sera alle 20.45, replica a mezzanotte, l'appuntamento con Sport Sud. Il lunedì ospiti in studio il difensore del Trapani Calcio Romano Perticone, il capitano della Pallacanestro Trapani Demian Fillò, il giornalista Michele Scandariato e l'esperto di calcio regionale Titta Mustazza, mentre alle 23 per Seconda Repubblica il nostro direttore Rocco Giacomazzi ospita l'assessore al comune di Trapani Michele Cavarretta, il segretario comunale del PD Francesco Brillante e l'ex presidente di Cives Giuseppe Caradonna. Con questo è tutto, ma rimanete lì perché dopo la pubblicità ritorniamo in diretta con la nostra seconda edizione. Vi aspetto.